Di primo mattino in sella verso la Perla del Tiguglio. Portofino ha infatti la pessima reputazione di avere un numero contingentato di parcheggi. Il piazzale si riempie velocemente e se non si trova un buco per la moto tocca andare a parcheggiare a paraggi. Siamo qui per le regate di primavera, organizzate da Yacht Club Italiano, sede di Genova, e Federazione Italiana Vela, FIV, in collaborazione con i comuni di Portofino e di Santa Margherita Ligure e Portofino Yacht Marina, il nuovo nome della marina del porto di Portofino, e con il patrocinio di Regione Liguria. Si tratta di barche di tutto rispetto, appartenenti a un circolo molto ristretto di proprietari, invitati dai cantieri partecipanti: Ice Yacht di Salvirola, Milius Yacht di Podenzano e Solaris Yacht di Aquileia, e da altri cantieri, purché con il beneplacito dell'ente organizzatore. Barche che vanno da una lunghezza di 15 ai 29 metri di Drifter Cube, lo Swan 98 di Andrea Bianchedi, ammiraglia della flottiglia di concorrenti. Giovedì, dopo l'attracco delle barche a Portofino e a Santa Margherita, gli equipaggi sono stati ospitati per un cocktail di benvenuto dal sindaco di Santa presso i bagni Sirena sul molo foraneo della cittadina del Tiguglio. Le regate hanno previsto tre giornate di prova per gli scafi suddivisi in due gruppi. Gli scafi IRC, International Rating Certificate, il sistema di handicap che compensa differenze di lunghezza e altri parametri per farli gareggiare ad armi pari, e quindi gli scafi della categoria Open, che concorrono in tempo reale. Venerdì, condizioni di vento molto leggero, da sud-est, fra i 6 e 8 nodi, su un percorso di circa 12 miglia per gli IRC e 8 miglia per gli Open. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, partecipa alla regata a bordo del Gran Soleil 52 LC Fralli di sua proprietà. Primo all'arrivo, al termine della prima giornata di regate, Ita 102, l'Ice 61 di Adriano Calvini, che ha concluso il percorso in 2 ore 21 minuti e 12 secondi, ben 13 minuti davanti al secondo, il Dreher 60 Blue Oyster di Luca Scoppa, con alla tattica Roberto Ferrarese. Terzo, Solaris 47 Anouk di Antonio Bavasso, con a bordo Simone Ferrarese e la velista olimpionica brasiliana Martin Grael. La giornata si è conclusa con la partecipazione al crew party offerto dal comune di Portofino per armatori, equipaggi e giornalisti sotto forma di una cena sul molo Umberto I di Portofino. Sabato le prove hanno avuto inizio alle 12.14 con un vento di circa 6 nodi da sud, percorso di circa 8 miglia con la boa di Volina fuori dal promontorio di Portofino. Thank you.
traguardo in tempo reale il mostro Flying Mika, una barca disegnata per sollevarsi sull'acqua in condizioni di vento adeguate a mo' di alliscafo, il che oggi non è successo. Il prototipo di Roberto Lacorte ha preceduto di 10 minuti l'Ice 61 ITA 102, che anche oggi si è aggiudicato la vittoria in tempo compensato. Secondo classificato il Drer 60 Blue Oyster di Luca Scoppa. In terza posizione il Solaris 50 Mistral Gagnant di Marco Ferrero con un equipaggio di amici. In classe Open, testa a testa fra due barche del cantiere Wally Ferretti di Forlì. Sensei, il 94 piedi di Sébastien Decaux e il 77 piedi Cauris 2 di Giovanni Arvedi. In terza posizione, pura follia, l'Ice 60 per il charter di Vittorio Mutinato. Domenica il vento si è fatto attendere invano, confermando la classifica provvisoria di sabato.